Sa, dottore, lassù sui monti dove bado al mio gregge è così bello sotto quei cieli stellati. E io sono solo. E certe volte mi sento solo. E le ore passano. E mi viene voglia di una donna. Ma, dottore, non ci sono donne. Non sono sposato. Con la pecora? Naturale. Ah, oddio. È stato il più bel rapporto che abbia mai avuto. Signor Milos, mi perdoni se io le sono apparso scioccato. Oh, fa niente. Dottore, c'è la signora Goldblatt al telefono per la sua ernia. Dopo, dopo. Signor Milos, io naturalmente sono felice per voi due, ma io qui ho altri pazienti e se lei non ha bisogno della mia opera di medico... Dottore, dottore, la prego, un minuto. Vede, il fatto è che lei ha cessato di amarmi. Perciò sono qui, perché Daisy non è più innamorata di me. Ci parli lei, le darà retta. Signor Milos, lei è pazzo. Io l'ho portata qua fino dall'Armenia. Mio fratello dice che è un gran dottore, una volta gli ha salvato la vita. Ha bisogno di uno psichiatra, io sono un medico generico. Ci parli lei, la prego. Non posso parlare con un ovino, lei vaneggia. È giù nel furgone di mio fratello. La prego, esca dal mio studio, la prego. Io sono un medico, non sono un veterinario. Sì. Vado a prenderla. Non mi porti bestie nello studio, mia madre ha finito adesso di pagarlo. Io sono un uomo ignorante, io non conosco persone istruite. Mio fratello dice che lei è un grand'uomo. Ma che io sono solo un medico generico. Gliela porto, non gliela sono porto. Altro. No, signor Milos, quello che lei non capisce è che non è normale avere un rapporto amoroso con qualsiasi quadrupede. Dottore, non posso. La nuova medicina non che posso. Mi ha dato mi non dispiace, mi fa non nulla. Posso. Vuole sedersi. Ho di nuovi cambi vuole allo sedersi, stomaco. Signora, non posso. Io devo. Dottor Ross, questa è Daisy. Bene. La porti nello studio che vengo subito. Dovete scusarmi, la pecora. Forse ha il lupus. Lei ha. Un problema psichiatrico. Lei deve farsi vedere da qualcuno del ramo psichiatrico. Io non sono psichiatra. Non so, non intendeva fare del male portando Daisy qui, ma... Ho i miei pazienti di là, malati di reni, cardiaci, e vedere una pecora qua dentro. Ciao, Daisy. Senti, io sono il dottor Ross. Doug Ross. Caro, che cos'hai? Niente. Sono un po' stanco, niente. Perché non vai a letto presto, eh? Che cosa fai? Io, niente. Ma come niente, caro? Stavi accarezzando il maglione di lana? Io non stavo affatto accarezzando il maglione di lana. E perché dovrei fare una cosa simile? Dio solo lo sa. Dottore, il signor Milos le ha portato la sua pecora. È qui?
Grazie. Lei può andare. Ciao. Cara. Capisco che possa sembrarti molto strano, Daisy. Tu della lontana Armenia, io qui del nuovo mondo. Eppure sento che è possibile. Matrimoniale. Oh, grazie infinite. Un istante. A lei. Grazie. Vuole il cartello non disturbare sulla porta? Non fa niente, no. Ah, va bene, sì. Grazie, tante grazie. Servizio, sono il dottor Ross della 525. Mandatemi una bottiglia di borgogna bianco ghiacciato, un po' di caviale e un po' d'erba. Erba di prato. Erba, sì. 525. Grazie. Daisy. Piccola Daisy. Finalmente. Sono... Non posso. Sono stanchissimo. Amore, è stata una cosa stupenda. Non credevo potesse essere così, oltre ogni più sfrenata immaginazione. Sei davvero diversa da tutte.